Giulia Elettra Gorietti al corner di Roma. Ciao Giulia, come stai? Ciao, bene, grazie. Che periodo è? Oltre il caldo, ovviamente. Caldo, perché, insomma... caldo? Ma che periodo è? Mamma mia, subito la... Domande semplici ma difficili in realtà. Periodo di riflessione. Spero, insomma, comunque una riflessione legata ad... Esatto, positiva, no? Sì, sì. No, te lo dico perché sto per iniziare un percorso di scrittura terapeutica. Ho deciso ieri e quindi sono molto emozionata, però porterà del buono e però dicono che sia molto difficile. Beh sì, comunque qualsiasi percorso di bello, poi tornerai al corner di Roma anche per parlarci di questa esperienza, magari oltre che del prossimo film, del prossimo progetto. Volevo partire da 30 anni di meno con questo cast che, come scritto nella stessa locandina, può causare effetti esilaranti. Allora, questo viaggio com'è stato? Esilarante, divertente, perché poi il cast, insomma, Nino Frassica, Antonio Catania, Massimo Ghini, insomma, cioè... Claudio Colica, Claudio Casisa, Concittadino, però insomma, un bel cast, com'è stato? Sì, allora, è stato molto divertente, devo dire. E poi nel corso delle riprese comunque io ero la donna che più stava con tutti questi ragazzi e quindi mi sono veramente divertita, oltre che comunque è stato interessante anche ascoltare ed osservare tutto ciò che potevano darmi attori con una grande esperienza, no? Soprattutto ho avuto molte scene con Massimo Ghini, è stato molto bello. Fuori dal set mi facevo tante domande su film che aveva fatto, ha colmato tante mie curiosità, quindi oltre da un punto di vista artistico, ma proprio anche umano, è stato molto... Cioè, durante il set era difficile anche mantenere una certa serietà, oppure insomma quando si col Chuck in campo poi si diventa subito, no, attori, professori, è difficile con loro, immagino. Ma guarda, è stato un po' difficile ogni tanto, soprattutto perché per esempio Claudio Casisa lo conosco già, abbiamo fatto un film insieme e poi comunque siamo amici con lui, con Anna, quindi c'erano alcune scene in cui non riuscivo proprio a essere seria, però poi riuscivamo a trovare comunque la professionalità, quindi... che bisognava, però insomma l'ambiente era, immagino, molto... Se, tu sei molto giovane, Giulia, però ecco, se volevo chiederti se potessi tornare indietro non di 30 anni ma di 20, no, facciamo questo piccolo esperimento, c'è qualcosa che diresti a quella Giulia lì? Qualcosa di diverso? Faresti anche qualcosa in modo diverso? Assolutamente. Beh, direi a quella Giulia di non preoccuparsi troppo, di andare più lentamente, e questo l'ho capito anche sul mio lavoro, no? Diciamo che da quando poi sono diventata madre ho avuto modo anche di... è cambiato un po' il mio carattere, sono diventata un po' introspettiva, e forse anche perché magari gli anni vanno avanti, ognuno cresce. E quindi ho iniziato a studiare con il mio acting coach, che è Alessandro Prete, abbiamo preparato gli ultimi film, no? E ho avuto modo di capire anche quanto sarebbe stato bello se io avessi avuto questa calma anche prima, no? Nella mia carriera, per guardarmi più dentro, per approfondire di più alcuni aspetti, però insomma quella è la crescita dell'essere umano che non si può poi gestire, no? In maniera troppo razionale. E comunque sì, sicuramente mi guarderei con più amore. Ok, però dal punto di vista proprio di scelte magari professionali, quelle, cioè non sai, di rimpianti, però sì, magari... Cioè, che quando comunque inizi molto giovane a fare questo lavoro, diventa quasi... Tu hai iniziato a 13 o 14 anni, sì. Adesso insomma, quindi proprio... Per gioco sicuramente, perché quell'età... Quando è stato invece il momento, se c'è stato, in cui hai capito che non era più un gioco? Ma guarda, è stato verso i 23 anni, quando ho capito che non volevo più proseguire l'università perché amavo troppo quello che facevo. Probabilmente ancora non avevo quegli strumenti che invece ho oggi, che mi hanno fatto diventare anche un'attrice molto diversa, e sono molto soddisfatta infatti del percorso che sto facendo oggi. Ho fatto anche il mio primo film internazionale da protagonista, ho cambiato anche molto la tipologia dei personaggi. Ci sono anche storie diverse, secondo me, che si raccontano oggi, e molte di queste le vedo giuste per me, per la donna che sono diventata adesso.
E di storie ne hai fatte tante perché comunque in questo percorso ventennale, più che ventennale, hai lavorato anche con tanti registi importanti, visto Paolo Vizzi per esempio, Stefano Solli, ma Pupi Avati anche con la televisione, o Pieraccioni anche tra i tuoi primi film. Cosa hai imparato da loro? C'è qualcuno invece da cui hai imparato di più? Ma io penso che non si può dire da chi si è imparato di più, o perlomeno secondo la mia esperienza personale. Ognuno mi ha insegnato qualcosa di diverso. Sicuramente con Virzì ho sentito quel colpo di fulmine, quell'amore per questo lavoro. Ero così piccola, così inconsapevole, era veramente un gioco. Però ricordo questa scena dove correvamo via del corso e mentre correvo, forse era una delle prime scene, pensavo, sentivo una gioia infinita, dice questa è la cosa più bella del mondo. Quindi sicuramente Virzì è stato il primo film, è stata la persona che mi ha veramente trasmesso il cinema. Lui ha una capacità di lavorare poi con gli attori, lo dicono in molti, che è veramente rara, unica, cioè... Sì, sicuramente poi adesso i miei ricordi, essendo tanti anni fa, no, sono alcuni molto lucidi, altri un po' sfumati, no, perché sono passati da tantissimi anni, però guardo il suo cinema e insomma è stato un inizio molto potente perché mi ha dato il meglio, mi ha dato la possibilità di osservare la parte più bella del cinema. In quei anni, primi anni 2000, sei stata su due set di due film che hanno un po' in un certo senso rivoluzionato, se non cambiato anche un genere, la commedia romantica italiana, Te metti sopra il cielo, Ti amo in tutte le lingue del mondo di Pieraccioni. Ma ti chiedo che ricordi hai di quei set, di quelle esperienze? Guarda, che ricordi ho? Questo è difficile dirlo perché ho più il ricordo del posto, a parte che nessuno si aspettava poi che sarebbe. Esatto, cioè voi su un momento probabilmente non avevate assolutamente quella percezione, probabilmente. No, assolutamente no, anche perché se pensi che quando è uscito il primo film non è che ha fatto subito successo, no? Un po' come il libro, mi raccontarono che il libro uscì, non ebbe questo successo, poi dopo iniziarono a stampare delle copie, iniziarono a passarlo le ragazze tra di loro queste copie stampate, invece il film quando è uscito è un successo normale, forse neanche dire successo sbagliato, ecco. E poi dopo invece è stato rivisto con le cassette, fammi sa ancora, sì, no, DVD forse, DVD, Blu-ray, alle cassette. Vabbè, sono passati un po' meno di 20 anni, mi sa, 2007, 2005, 2007, siamo in quegli anni comunque. E quindi, e poi dopo inizio a prendere piede in quella maniera, e poi invece quando facemmo il secondo, lì ho il ricordo della mia consapevolezza nell'osservare un film che sapevo stava funzionando per il pubblico, no? E mi ricordo alla conferenza stampa tutte queste ragazze che piangevano davanti all'entrata dell'hotel perché aspettavano Riccardo o perché sognavano quella storia d'amore e volevano vedere come poteva proseguire. Quindi sicuramente questi due film sono stati importanti per me perché mi hanno legato al pubblico, perché le persone comunque, le ragazze della mia età, le incontro e ancora mi ricordano con affetto, no, per quel film, e poi hanno continuato magari a seguirmi per quei film, no? Oppure parlano con me, si instaura una confidenza come se ci conoscessimo da tanto, perché sono cresciute un po' con quei personaggi. Beh, la cosa bella di questi film secondo me è quella, cioè di crearsi un pubblico attraverso un prodotto che diventa, beh, in questi casi magari non universale, però quanto più nazionale possibile, questo sì. Sicuramente. E ti capita di rivederti sia con questi film o in generale? Che rapporto hai con la revisione, diciamo? No, io a volte sembro molto così espansiva, in realtà sono molto timida e ho difficoltà nel rivedermi, devo essere onesta. Cioè, alcune volte quando magari devo rivedere il mio film all'anteprima ho una certa difficoltà e in base al rapporto che instauro col regista mi sento tranquilla o meno. Mi ricordo c'è uno dei film ai quali tengo di più, che è Manuel, che ho girato con Dario Albertini, che poi siamo diventati grandi amici dopo quel film, quindi quando c'era l'anteprima già avevo confidenza con lui
e gli dissi proprio che io avevo paura di rimanere lì seduta ed osservare un film al quale tenevo troppo, quindi sai, la paura di vedere quello che hai realizzato, no? E quindi avevo la confidenza per dirgli: Dario, se mi prende un attacco di panico, esco e me ne vado e non mi puoi dire nulla. Non lo che tanto feci, lo conosci. Poi non lo faccio mai alla fine, però devo sapere che posso farlo. E invece con i film dove non ci sei tu, cioè che spettatrice sei? Cosa stai guardando? Stai guardi tanto? Dove non ci sono io, sono una spettatrice molto più lucida. Però immagino sempre emotiva, perché sì, quella componente ci sarà anche nel... Mi rappresenta tantissimo e ho imparato a mostrarla nel corso degli anni. Invece prima era talmente forte che ne avevo paura e quindi la nascondevo. E quindi automaticamente diventavo un po' più fredda. E per quello ti dico, cosa diresti a Giulia? Di essere un po' più gentile con se stessa. No, perché pensavo anche al... parlavamo della cassetta, perché ormai la fruizione comunque dei contenuti è più semplice. Cioè, ti metti lì in una piattaforma e puoi guardare quante cose vuoi. Per questo la domanda ti facevo da spettatrice. Mentre ai tempi ti volevi vedere quel film perché magari si innescava il passaparola, magari dovevi andare a comprare la cassetta o dovevi andarla a noleggiare. È cambiato tanto da questo punto di vista. Tu. Sì, più che altro perché delle volte se non hai un'idea precisa sul film che devi guardare... Poi rischi di non guardare nulla, perché... No, cioè, io mi sono lì. Esatto. C'ho zapping, però... E poi dici, guarda, è un po' tardi, forse è meglio evitare. Senti, hai dei miti invece? A 9 sia anni. Attoriali o anche di film, ma... Oh, i film, sì, di anime. Allora, guarda, io ricordo che ero una giovane ragazza e iniziavo a conoscere il cinema guardando Anna Magnani, perché avevo letto un libro sulla sua autobiografia e mi aveva colpito quel suo aspetto di essere così ribelle, perché ero molto ribelle da piccola. In realtà poi lo sono ancora, cioè sono emotiva, però sono pure ribelle. Forse chi è emotiva è più facile che sia poi anche così. E quindi iniziai con la sua autobiografia e mi colpì una storia che veniva raccontata del suo rapporto con Alessandrini, no? Che lei fece un film con Alessandrini, Camicie Rosse mi sembra, e praticamente lui era un uomo che amava molto la vita mondana, le macchine, tutte queste cose un po' più futili, e lei si arrabbiava tantissimo quando spendeva questi soldi senza motivo. Quindi comprò questa macchina molto bella, lei se ne accorse, lui era in questo caffè a Via Veneto, si precipitò lì, iniziò a correre come una pazza e gli fece una piazzata davanti a tutti, che era impensabile per le donne di quell'epoca, che dovevano essere sempre così composte, no? E poi infatti il cinema neorealista che è nato insieme a lei, insieme a Rossellini, Posolini e tutti gli altri, racconta proprio questo, una nuova, un nuovo modo di stare in società, no? Meno formale, meno costruito, che racconta finalmente anche il popolo e non solo la classe borghese. E quindi vedere, cioè leggere di questa donna che a quell'epoca faceva un gesto così estremo per quei tempi, ti ha fatto innamorare. Mi ha fatto innamorare. E quindi da lì mi sono innamorata prima della persona e poi dell'attrice, ho iniziato a guardare tutti i suoi film. E quindi ecco, sicuramente l'attrice che più amo è Anna Magnani. L'hai detto subito, proprio senza... Quindi quando è così è proprio... È proprio così, e questa stessa cosa vale per qualche regista, perché spesso... Woody Allen mi piace tantissimo. Quindi è come è stato lì, anche hai visto qualche... Poi c'è la biografia, anche il libro sul suo, che è bellissima, te la consiglio, perché quella è proprio pure in cui racconta tutte... Lui spesso per esempio diceva andavo sul set senza sapere cosa fare, dice, poi magari in realtà... Scrive nel libro, poi ci credo. Ci credi? Perché lui è un po' effettivamente. Lì è stato pure che hai visto magari qualcosa e poi hai recuperato la filmografia? Sì. O... Io ho iniziato con Woody Allen, ero più grande rispetto a quando ho iniziato a vedere tutti i film neorealisti, soprattutto di Anna Magnani, e perché avevo iniziato il mio primo percorso terapeutico, no? Penso che per un attore sia molto importante conoscersi, proprio per capire anche quale bagaglio interiore andare a prendere, andare a plasmare magari con il personaggio, no? E Woody Allen comunque quando fa i suoi film è pure a psicanalisi. Spesso sì. È spesso, esatto. Molto, molto spesso sì. Ma c'è un film... Di Cristina a Barcellona mi piace. Quello lì è il suo... Bellissimo, perché neanche ho finito la domanda e già ce l'hai pronta, perché vuol dire che insomma... E quello lo annoveri tra i tuoi film... Sì, uno dei miei film preferiti, e un'altra attrice che mi piace tantissimo è Penelope Cruz, perché porta quella verità
e anche quella vena un po' folle che a me piace comunque nelle donne. E ci sono tante di quelle scene che mi fanno ridere così nel film, per esempio quando sono loro tre seduti a tavola con Scarlett Johansson e lei cerca di accoglierla, ma in realtà la sta odiando, però forse odia più lui che lei, no? E quindi poi nasce comunque questa complicità femminile tra queste due donne che per gli schemi della società patriarcale dovrebbero odiarsi. Quindi è molto bello quando le donne si riconoscono e quindi questo è uno dei miei film preferiti. Lei, vabbè, lei poi tra l'altro, come dicevi tu, ha questa potenza, tra l'altro che traspare in ogni suo film, di saper essere veramente tante cose. Senti, in chiusura volevo chiederti, facciamo sempre un gioco qui al corner, domani ti chiamo un regista per il suo prossimo film, non vale Woody Allen ovviamente, chi vorresti che fosse? E perché? Bella domanda, perché ce ne sono diversi sicuramente. Io sinceramente, se ti dovessi dire un regista internazionale, ti direi proprio Woody Allen, non puoi dirmi... Non ti posso dire di non dirlo, sì, cioè quello. E poi Nanni Moretti, mi piace tantissimo, ma ce ne sono tanti, noi abbiamo tantissimi registi bravi. Anzi, ti dirò, posso dirti? Nanni Moretti, ma mi piacerebbe essere chiamata da una regista donna e mi piacerebbe lavorare con Valeria Golino, ecco. Perché... noi donne abbiamo una chiave molto interessante di raccontare le storie, visto che finalmente lo stanno permettendo, no? Beh, quest'anno ci sono stati tanti esordi, penso a Michela Ramazzotti, ovviamente il successo di Paola Cortellesi. Esatto. Piuttosto che anche la commedia di Michela Ciruti. Comunque c'è un imprinting nelle opere prime per le attrici, quindi insomma sì. È un bel filone. Quindi ecco, forse... per quelli che sono anche un po' i miei ideali, mi piacerebbe sperimentare prima una grande regista donna. E poi chiamiamo Woody Allen, prima però ci arriviamo dopo. Giulia, grazie mille, grazie, ci vediamo presto, grazie.